Cresce l'incidenza in Italia dell'adenocarcinoma del pancreas, il tipo più comune di cancro che attacca questo organo. Si stima che nel 2019 saranno 13.500 i casi, una tendenza che, se confermata, porterebbe l'adenocarcinoma pancreatico al secondo posto in termini di mortalità tra tutti i tipi di tumori nel 2030. È la fotografia scattata dallo studio Gli Unmet Need dell'adenocarcinoma al pancreas, un'analisi a 360 gradi con il paziente al centro, presentata a Roma al Ministero della Salute, un report che rileva molti problemi che ancora affliggono i pazienti colpiti da un tumore complesso e difficile. Bisogna creare una continuità tra centri ad alto volume e territorio, perché il paziente con tumore del pancreas ha bisogno anche di terapia di supporto, bisogno di nutrizione clinica, bisogno di una terapia del dolore, e quindi non può essere sganciato la sua presa in carico da quello che richiede anche tutto il percorso di cura extra centro, che lo avrà come riferimento o, nel caso di un ricovero, lo ha in degenza, ma per un numero limitato di giorni. Quindi bisogna completare la filiera. I DRG, quindi i meccanismi che servono a compensare, a ripagare i costi di gestione di un malato di tumore al pancreas, sono assolutamente inadeguati. Un malato di tumore al pancreas è sicuramente uno dei pazienti più complessi e potenzialmente complicati da gestire, e sicuramente l'attuale DRG non tiene minimamente conto della complessità e anche del numero di interventi di specialisti diversi necessario per gestire adeguatamente questa patologia. Il 21 novembre si celebra la giornata mondiale del pancreas e verranno illuminati di viola molti edifici pubblici e privati in tutta Italia. Due novità importanti: una, si cominciano a fare profili molecolari dei tumori al pancreas e si sta scoprendo che esistono diversi tipi di adenocarcinoma del pancreas, che quindi andrebbero affrontati in maniera diversa e non con lo stesso meccanismo. L'altro fronte fondamentale, che riguarda anche i tumori del pancreas, è quello di aver individuato alcune alterazioni in geni che erano già diventati noti per il tumore dell'ovaio e della mammella, e due in particolare sono BRCA1 e BRCA2, ma non sono gli unici. Ora si sta scoprendo che c'è un intero mondo di questi geni coinvolti nel riparo dei danni al DNA. Ebbene, oggi abbiamo farmaci, e ce ne sono altri in sviluppo, in grado di intervenire su queste specifiche alterazioni genomiche, e quindi per la prima volta cominciamo ad avere anche la possibilità di avere farmaci specifici per un sottogruppo di pazienti. Per ora parliamo di un piccolo sottogruppo, 7%, ma ovviamente, approfondendo le conoscenze, è molto probabile che si ampli il gruppo di chi ne può trarre beneficio.